Raggiungere il rifugio Olmo dal passo della Presolana è molto semplice. È un sentiero che non richiede alcuna difficoltà tecnica, soltanto un discreto allenamento. Una volta giunti poco prima del passo della Presolana all'altezza dell'ex albergo Grotta, si imbocca una strada agropastorale, segnata col numero 315. La si percorre per circa un quarto d'ora, sino a giungere ad un bivio. Tenendola a sinistra, vi troverete sul percorso 319, che vi condurrà, dopo circa 45 minuti, al Colle della Presolana. Qui la pendenza cambia un po', ma non vi scoraggiate. Quello che fa da padrone è il panorama. Dal Colle della Presolana potrete scegliere se scendere a Baita di Presolana per poi salire sul percorso 318, oppure seguire a destra sulla variante che vi incamminerà verso il rifugio Rinolmo. Volete assaporare da vicino le bellezze del massiccio della Presolana, vi consigliamo di tenere la destra, dove salendo per le Terre Rosse potete ammirare gli scorci dolomitici del massiccio. Su questo sentiero è facile incontrare animali selvatici, come il camoscio, guardiano della Presolana. Si giunge così, dopo circa un'ora e mezza di cammino, nel meraviglioso ghiaione della parte sud del massiccio della Presolana, con vista al lago d'Iseo e altopiano clusonese. Thank you.
Qui si costeggia tutto il Ghiaione e si giunge, dopo circa mezz'ora, al Passo dell'Agnello, da molti chiamato anche Passo Olone. Non resta che abbassarsi in direzione Rifugio Olmo. Dopo circa 15 minuti giungiamo a destinazione. Con circa 2 ore e mezza di cammino si raggiunge così il Rifugio Olmo, situato nella parte sud-ovest della Presolana. Ad aspettarvi troverete la calorosa accoglienza dei rifugisti Simone ed Elisa, che sapranno degustarvi con i loro piatti tipici e le deliziose prelibatezze bergamasche. Un aspetto molto accogliente lo offrono anche le camere ed il nuovo bar creato apposta per voi camminatori, sempre pronti ad assaporare le meraviglie che circondano la Presolana. Infine vi lasciamo con un languorino in bocca, le torte di Elisa.